Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Allora, oggi realizzeremo la torta Sacher. Molto bene. Allora, qua abbiamo tutti gli ingredienti pesati, poi provvederò a mandarvi la ricetta. E questa è la dose per una tortiera, ok? Abbiamo quattro uova. Di queste quattro uova, due le mettiamo intere qua dentro, ok? Mentre due dobbiamo dividere i bianchi dai rossi. I rossi li metteremo insieme alle uova intere, mentre i bianchi li metteremo a parte perché dobbiamo farli montare. Quindi, questi sono gli albumi e questi sono i tuorli più le uova intere. Abbiamo due zuccheri, abbiamo due pesate di zuccheri, una va di qua e una va di là. Qua dentro, oltre lo zucchero, che sono 30 grammi per questa dose, vado a metterli, ci va anche un cucchiaino di miele, millefiori, miele di tiglio. Io sto usando miele di tiglio, l'importante è che magari non usate il miele di castagno perché è un pochino più forte di sapore, ok? Mettiamo il nostro cucchiaino di miele. E adesso, come prima cosa, accendiamo il forno, altrimenti poi non è pronto perché quando noi siamo pronti con la torta. Il forno lo preriscaldiamo a 180 gradi. Mettiamo queste cose a montare. Io le monto con la macchina, ma non c'è bisogno di averla, potete farlo tranquillamente a mano. Ok? Adesso sentirete un po' di casino perché questa gira. Seconda cosa da fare, dobbiamo sciogliere il burro. Ci sono due sistemi per sciogliere il burro. O lo mettiamo sul fuoco nel pentolino o lo mettiamo nel microonde. Calcolate che qua dentro poi dovete aggiungere il cioccolato fondente che avete già fatto a pezzettini piccoli. Io lo faccio nel microonde. Diamo un bel minutino che così qua aumentiamo la velocità. Si è sciolto, andiamo ad aggiungere il cioccolato fondente fatto a pezzetti piccoli. Diamo una piccola girata con la frusta. Spengo perché sennò non mi sentite. E rimettiamo ancora qualche minuto dentro il microonde. Posso cominciare a montare anche l'albume. Questi sono i due albumi che abbiamo messo e questo è lo zucchero. Lo aggiungo subitissimo. Prima lo monto leggermente, quando comincia a essere un po' spumoso, piano piano aggiungo lo zucchero. Ritroviamo il nostro cioccolato. Diventa un composto unico, ok? Bello liquido che lo andremo poi ad aggiungere alle uova. Qua rallentiamo un attimo perché siamo già praticamente pronti, mentre qua ancora no. Ovviamente se non avete una macchina e una cosa, fate separatamente, fate prima gli albumi, li lasciate da parte e montate poi i tuorli a quale vanno aggiunte tutte le cose. Bene? Ok, andiamo. Non è necessario che l'albume sia montatissimo, eh? Vedete che comincia a essere spumoso? Adesso che è spumoso, mettiamo lo zucchero. Ci siamo quasi, eh? Spumosità necessaria a cui dobbiamo arrivare. Vi faccio vedere. Ecco qua. Ok? Così. A questo punto rifaccio ripartire qua. Vado a prendere il burro per questa. Io
io con lo spray, se non ce l'avete, pennellino e burro. Uso di proposito una tortiera usa e getta, in modo che se vedo che si sta per attaccare sul fondo, rompo la tortiera, ok? Bene, mentre gira andiamo ad aggiungere il burro e il cioccolato che abbiamo sciolto nel microonde. Ovviamente facciamo girare piano piano, se non avete questa macchina fatevi aiutare da qualcuno. Ecco qua, a filo aggiungiamo cioccolato e burro. Quando questi due ingredienti sono ben amalgamati, diamo appena appena una bella girata per tirare via dal bordo il cioccolato che è rimasto, dal fondo le uova che avranno fatto deposito. A questo punto aggiungiamo l'albume montato poco per volta, lo mettiamo un pochino così, cominciamo a fare girare, continuiamo a fare girare piano, a questo punto non si fa più girare forte, sennò si smontano, ok? Lasciamo girare così. Qua dentro abbiamo la farina di mandorle e la farina normale. La farina di mandorle io non l'ho comprata, ho comprato delle mandorle e le ho tritate con il mixer. Ve lo dico perché costa di meno, perché magari in questo periodo diventa un pochino difficile recuperare tutti gli ingredienti, ok? Allora ne aggiungiamo un pochino, poco per volta, così a pioggia, raga, a pioggia. Poi appoggiamo e torniamo a mettere l'ultimo albume. Ecco qua. Aggiungiamo anche l'ultima farina e abbiamo finito. Abbiamo finito con lo step one. Step one, il primo step che è la base della sacher. Poi dovremo fare la glassa per ricoprirla, lo sciroppo per bagnarla e la marmellata per farcirla. La marmellata ovviamente la copriamo, la glassa andremo a vedere dopo. Ok, qua ci siamo, l'impasto è pronto. Vedete che non ci vuole molto. Facciamo una bella girata, poi vi faccio vedere la consistenza. Ecco qua, guardate un po', guardate che bell'impasto. Ok, vado a versarlo direttamente nella tortiera. Il nostro forno nel frattempo sarà arrivato in temperatura. Calcoliamo all'incirca 20-25 minuti, ok? Per sincerarci della cottura possiamo verificare con uno stecchino, poi vi faccio vedere come. La tortiera deve essere piena 3 quarti, la mia anche un pochino di più, d'altronde avevo solo questa misura. Va bene, andiamo in forno? Ci siamo? Vamos! Ecco qua. Allora, l'appoggiamo sul piatto piano, va bene? Così. Allora, tricchetti. Puntate il timer dei vostri telefonini e ricordatevi di sincerarvi della cottura con uno stuzzicadenti. Ci vediamo per il secondo step. Allora, raga! Più o meno la torta in forno da 10 minuti. Vedete che è ancora bagnato lo stuzzicadente? Vedete? Così non va bene. Lasciate ancora in forno. La torta è pronta quando lo stuzzicadente esce perfettamente asciutto. Allora, sono passati 25 minuti da quando abbiamo infornato con il forno a 180 gradi, ok? Questa è la nostra torta, facciamo la prova. Vedete che lo stuzzicadente esce perfettamente asciutto. Possiamo sfornare la nostra torta. La lasciamo riposare e ci pensiamo poi.
Ecco, adesso prepariamo lo sciroppo per andare a bagnare la nostra Sacher. Mettiamo in un pentolino 150 g di acqua, magari prendetela già tiepida. Aggiungiamo 50 g di zucchero, la scorza di un arancio, per aromatizzarlo un po', un pezzettino così è sufficiente. Ok, giriamo bene in modo che lo zucchero non si deposita sul fondo e la mettiamo sul fuoco e la portiamo a bollore. Abbiamo la nostra base Sacher, adesso dobbiamo andare a tagliarla a metà con un coltello a sega abbastanza grande, ok? Non si fa mai dall'inizio alla fine, ma si fa girare. Fate girare bene la lama e anche la torta. Adesso che la torta è tagliata, dobbiamo bagnarla con lo sciroppo che abbiamo preparato prima. Se sentite che secondo voi è ancora un pochino troppo dolce, aggiungete un goccino di acqua e poi un goccino di liquore a piacere. Io metto del maraschino, proprio un goccio. Bene, con il pennello. Partiamo dall'esterno, si deve inzuppare bene. Adesso possiamo mettere la marmellata. Per mettere la marmellata prendiamo una spatola. Io la marmellata la uso di lamponi. La smuoviamo leggermente prima di andare ad appoggiarla sopra la torta. La smuoviamo così, ok? Se no resta in blocco e facciamo più fatica a spalmarla. Io direi due belle cucchiaiate. Così. E andiamo a spalmare. Se ce n'è in eccesso, la fate cadere ai bordi, così. Se ce n'è poca, ne aggiungete. Ok, mettiamo il coperchio. Bagniamo anche il sopra con il nostro sciroppo. Nello stesso modo, prima il giro laterale e poi al centro. Bagniamo leggermente anche lateralmente. E adesso andiamo a rifinire ancora con la marmellata. In questo caso sarà uno strato molto più leggero rispetto a quello che abbiamo messo all'interno. Ok? Qua un cucchiaio è sufficiente. E fate anche il bordo. Si lavora sempre di punta. Adesso che la torta è ben ricoperta di marmellata, dobbiamo fare la glassa. E questa andiamo ad appoggiare se abbiamo una reticola come questa. Altrimenti lo faremo lì e toglieremo la copertina. La reticola è questa qua. Io sotto ho messo un foglio di carta da forno, così la glassa che poi cade la possiamo recuperare. Allora la spostiamo qua per spostare la torta. Andiamo con. Teniamo col coltello e sfiliamo la spatola. Allora, qui stiamo scaldando la panna per fare la nostra ganache. Io uso la dose pari, cioè 100 g di panna fresca e 100 g di cioccolato fondente. Quando la panna arriva a bollore, possiamo togliere dal fuoco, comunque spegnere il fuoco, ed andare ad aggiungere il cioccolato fatto a pezzettini molto piccoli, che così si sciolgono prima. Girate, girate, fino a completo
scioglimento. Ragazzi, a questo punto la nostra copertura per la sacca è pronta, andiamo a versarla sulla torta. Bene? Cosa facciamo? Cerchiamo di metterla al centro in modo che da sola va a coprire tutta la torta. Ne lasciate un pochino nel pentolino se dovete fare qualche ritocco e poi cercate di farla scendere uniformemente da tutti e quattro i lati. Diamo una bella sbattuta con la spatola liscia. Qua ne manca un pochino, la peschiamo da qua e la andiamo a mettere dove manca. Bene, a questo punto la facciamo raffreddare, se riuscite a metterla dentro il frigorifero è meglio, e poi la andiamo a spostare qua. Allora, adesso ultima parte, dobbiamo fare la scritta Sacher sulla Sacher. Qui abbiamo sciolto del cioccolato fondente, qui abbiamo preso un pezzo di carta da forno rettangolare, pieghiamo angolo con angolo in modo da ottenere due triangoli isosceli, non è vero, scaleni, due triangoli cioè che hanno tutti e tre i lati diversi, ma questa è un'altra lezione. A questo punto prendiamo la carta così e creiamo un cornetto. Ecco qua. Il nostro cornetto è pronto. Andiamo ad infilare dentro il cioccolato. Chiudete bene il sopra. In modo che il cioccolato non ne esce da sopra e poi con una forbice fate un buchino sotto, fatelo piccolo, piuttosto lo ingrandite, se è troppo piccolo non esagerate da subito, ok? Guardate qua, tac, partiamo con la scritta Sacher. Ci sono dei grumi. E poi fate dei decori laterali, esterni, qua, che è in giro. Mezzo cerchio, è molto facile. Tic, tic. Ok. Dei puntini anche. Fanno la loro figura e sono semplici da fare. Non fate cose troppo arzigogolate perché se poi sbagliate viene bruttissima. Mentre così un puntino si può sempre correggere. Facciamo la doppia gocciolina.
un cerchietto sì, un cerchietto no,